ora, a oggi, in questo momento, ho dei forti dubbi su quattro ragazzi che non so se saranno completamente a disposizione, se saranno a disposizione eventualmente per venire in palchino, addirittura non disponibili. Di sicuro non ci saranno Demba, Luciani, Alessio e Grossi. Mentre gli altri si valuteranno fra oggi pomeriggio e c'è anche la possibilità che qualcuno possa, cercando di guadagnare qualche ora in più, possa fare un mini provino domani mattina. Però poi dopo alla fine 11 li metto in campo, quello vi posso assicurare e mi auguro che siano 11 con la totale consapevolezza che andiamo ad affrontare una squadra che in questo momento secondo me è pari al Parma per la condizione psicofisica che ha. Se ora dovessero, se domani dovessero iniziare i playoff, sicuramente mi sbilancerei dicendo che le due squadre da battere sarebbero Gian Erminio e Parma. Sì, beh, il rullino di marcia è stratosferico, fuori casa hanno fatto, è stata la migliore in assoluto di tutta la Lega Pro. E non è un caso che nel girone di ritorno abbiano battuto Alessandria e Livorno in casa loro e abbiano vinto con la Cremonese in rimonta in casa loro invece. Però è una squadra che è particolare perché sa fraseggiare, sa giocare facendo un buon possesso palla anche nella loro metà campo, facendoti correre a vuoto, ma non lo fa tanto per fare, lo fa per poi innescare in verticale dei giocatori che hanno una grandissima gamba, come il trequartista Chiarello, come lo stesso Gullit, o gli esterni che accompagnano sempre l'azione offensiva. In genere giocano col 3-4-1-2, è una squadra che ha grande in questo momento serenità, libertà di testa, con due giocatori un po' emblema, un po' che danno sicurezza a tutti gli altri, come Pinardi e Bruno, che spesso riescono a trasmettere proprio questa serenità e questa spensieratezza a tutto il resto del gruppo.